L'acqua è la vita. La donna è la vita. Questa vita l'ha portata qua con me. E la mia vita l'ho ricevuta dalla mia mamma e lei dalla mia nonna. La mia nonna, che era la portatrice d'acqua, e l'ha consegnato questo a me. Orgogliosa, forte, impiegabile, come le portatrici d'acqua dipinto di Massimo Carpilio. Io non sono così. Io non ho la forza della mia nonna, ma ho tutte le forze per diventare e per difendere la mia vita e quella della mia figlia. Non ho mai visto mia nonna piangere. Io piango. Dio, quanto ho pianto. Ho pianto mentre che camminavo nelle strade affollate dentro nella mia solitudine. Mi sembrava di avere un sorgente d'acqua nello stomaco. Ho pianto mentre che guardavo le foto della mia nonna con desiderio di tornare quando ero bambina per sedere sulle sue ginocchia mentre che mi accarezza con le sue mani ruvide del lavoro duro, che mi rassicurava, che mi accarezzava. Mi diceva che qualsiasi cosa che dovrebbe succedere in questo mondo, lei ci sarà sempre, tirando fuori dal suo grembiule una caramella custodita tutta per me, regalandomi un sorriso e la carezza. E ora sono qua, davanti a questo meraviglioso dipinto di Massimo Carpilio. Loro portano l'acqua sulle loro spalle proprio come mia nonna. Nella figura di donna che sta per allontanarsi vedo me stessa, come forse rispecchiata dalla mia nonna e di queste figure femminili. Unico colore freddo, azzurro, mi fa ricordare questi pozzi della mia infanzia. Mi ricordo quando guardavo dentro in questo pozzo e volevo scoprire quanto fosse profondo. E gridavo dentro: "Au!" Poi sentendo l'eco di ritorno, "Au!" Era inquietante non capire la profondità di questo pozzo. Era inquietante non sapere dove fosse potrebbe arrivare. Come quando sono partita in Italia. Non sapevo la profondità delle cose. Non potevo nemmeno immaginare quanta forza può trovare una donna. E adesso sono qua, davanti a queste figure femminili, scalza, forte, impiegabile, sinuosa e sensuale, una vera e propria rappresentazione della femminilità, maternità e forza.